Nel cuore di Roma, al centro del tratto urbano del Tevere, si trova l'isola di Berina, uno dei luoghi in assoluto più affascinanti della città. Oggi l'isola è conosciuta soprattutto per la presenza dell'ospedale, il Fate Bene Fratelli, oppure d'estate per le manifestazioni culturali connessi con l'estate romana. Ma la storia dell'isola è una storia millenaria. Viene plasmata dalla natura e dall'uomo nel corso dei secoli e da piattaforma naturale al centro del Tevere divenne poi la sede di edifici importanti, soprattutto di templi. L'isola Tiberina aveva per gli antichi romani un preciso anno di nascita. Si tratta del 509 a.C., una delle date più importanti nella storia di Roma. È infatti l'anno nel quale il popolo romano cacciò via Tarquinio il Superbo, facendolo diventare l'ultimo dei re di Roma, instaurando poi la Repubblica. Ma fino a quell'epoca il re aveva a Roma e nei suoi dintorni anche alcune proprietà personali. Una di queste era la grande pianura che si trovava subito a nord della città. E proprio in quell'anno il popolo romano riprese possesso di quest'area che verrà dedicata al dio Marte. Nascerà in questo modo il Campo Marzio. In questa pianura però c'erano dei campi di grano e il grano qui coltivato era proprietà privata del re. Per motivi religiosi non si poteva consumare e quindi il popolo romano decise di gettarlo nel Tevere. Questa immensa massa di spighe si fermerà nella zona dove l'acqua era più bassa e insieme alla melma del fiume e agli altri materiali trasportati dalla corrente formerà l'isola Tiberina. A ricordare questa nascita è la tradizione romana, riportata soprattutto in autori come Livio, Dionigi di Alicarnasso e Plutarco. Ma evidentemente l'isola è ben più antica del VI secolo a.C. Il suo nucleo infatti sembra essere costituito dallo stesso tufo dei Colli di Roma, sul quale poi il Tevere, nel corso dei secoli, lascerà degli strati alluvionali, formando in questo modo l'isola Tiberina. La presenza dell'isola al centro del Tevere, secondo gli storici, fu importante per attraversare il fiume, consentendo di raggiungere alla sua foce le antiche saline. Grazie a questo passaggio fu quindi possibile lo sviluppo dell'antico mercato del sale nella zona del Foro Boario. Per il controllo di questo mercato nasceranno quindi i villaggi sui colli circostanti e sarà la scintilla che farà nascere Roma. Dunque la funzione originaria dell'isola Tiberina fu molto probabilmente quella di pilone naturale per facilitare il guado del Tevere proprio nella zona dove convergevano antichissime vie commerciali. Ma l'isola Tiberina comunque non viene mai menzionata dalle fonti antiche prima della sua formazione ricordata nel 509 a.C. È probabile che questa nascita miracolosa sia dovuta al fatto che fino all'inizio della Repubblica l'isola non fosse fruibile dalla popolazione romana e l'episodio del grano che la formò dopo essere stato gettato nel fiume potrebbe fornire una spiegazione. Secondo ipotesi formulate da alcuni studiosi, infatti, è possibile che l'isola Tiberina venisse utilizzata dai re come granaio privato e quindi non accessibile al popolo romano, che per questo la farà nascere solo dopo la cacciata di Tarquinio, riprendendone cioè il possesso solo a partire dalla fine del VI secolo a.C. La stretta relazione dell'isola con l'ultimo dei re di Roma è rafforzata inoltre da una tradizione assai poco nota, che ricorda addirittura l'uccisione di Tarquinio il Superbo sull'isola Tiberina. Non è comunque chiara la funzione dell'isola neanche nel periodo successivo, visto che non compare più nelle fonti per i successivi 2 secoli e mezzo. Forse continuò la sua funzione di granaio, questa volta repubblicano. Ricomparirà nella storia di Roma solamente quando, su di essa, verrà costruito il santuario di Esculapio. L'isola Tiberina viene indicata durante i secoli con vari nomi. Nell'antichità è Insula Tiberina o Insula Tiberis, oppure solo Insula. Dopo l'arrivo di Esculapio diventa anche Insula Serpentis Epidauri, oppure Insula Esculapi.
Sulla forma Urbis, la grande pianta marmorea dell'antica Roma è indicata con il nome di Inter Duos Pontes, cioè l'isola tra i due ponti. Nel Medioevo diventa Insula Licaonia, oppure l'isola di San Bartolomeo, dal nome della sua principale chiesa. Nel 293 a.C. a Roma scoppiò una terribile pestilenza. Fece molte vittime sia tra gli uomini che tra gli animali e sappiamo che per scongiurare questa grave malattia vennero consultati addirittura i libri sibillini, che erano quei libri oracolari ai quali si ricorreva solamente in casi di estremo pericolo per la città. Da qui emerse il responso che per far cessare questa pestilenza bisognava portare Esculapio a Roma. E per questo motivo fu formata una delegazione guidata da Quinto Gulnio, uno dei personaggi più importanti di quel periodo della Roma repubblicana, e imbarcatisi su una nave romana da guerra, una trireme, andarono ad Epidauro, dove c'era il più grande santuario di Esculapio, il dio della medicina. Arrivati lì, dice la leggenda, il serpente sacro della divinità autonomamente salì sulla nave romana e questo fu un segnale divino del volere di Esculapio. E quindi i romani ripartirono alla volta di Roma e mentre stavano risalendo il Tevere, arrivati proprio all'altezza dell'isola di Berina, il serpente, sempre in autonomia, scese dalla nave e andò a nascondersi proprio tra le rocce dell'isola di Berina. Fu il segnale divino che Esculapio voleva risiedere proprio qui. Fu così che nel 289 a.C. sorse il Tempio di Esculapio, proprio nella punta meridionale dell'isola di Berina. Di questa leggenda rimane oggi una traccia archeologica molto importante. Sono questi resti che vedete qui. Sono i resti della nave di pietra. È una nave che i romani crearono sagomando le rocce dell'isola Tiberina proprio per ricordare questo mito di fondazione del santuario di Esculapio. Di tutta questa nave di pietra rimane oggi solamente questa porzione, la cosiddetta prua dell'isola Tiberina, che è composta da dei blocchi di peperino nella parte più interna, al quale si sovrappongono dei blocchi di travertino, che in questo caso hanno anche una decorazione scultorea molto interessante. Rappresentano infatti il dio Esculapio, si intravede la testa, parte della spalla, che teneva il bastone al quale è attorcigliato il famoso serpente. Rimane anche un altro elemento interessante, si tratta di una testa di toro che doveva essere un elemento di ormeggio al quale veniva legata la fune per l'approdo della nave all'interno del porto. Tutta questa nave viene datata solitamente alla metà del primo secolo avanti Cristo, che è il periodo nel quale viene ristrutturata tutta quanta l'isola Tiberina, gli si dà appunto la forma di nave, ed è il periodo nel quale vengono anche rifatti i due ponti di accesso all'isola stessa, cioè il Ponte Cestio e il Ponte Fabricio. Ponte Fabricio costituisce la via di accesso all'isola Tiberina dalla riva sinistra del Tevere e dalla zona del Campo Marzio. La sua costruzione avvenne verso la metà del primo secolo a.C., quando fu costruito anche Ponte Cestio, ma molto probabilmente le due strutture dei ponti furono precedute da analoghe strutture in legno già a partire dal secondo secolo a.C., come sembra testimoniare un brano dell'opera di Livio. Con maggiore precisione, lo storico Cassio Dione ricorda la costruzione di Ponte Fabricio nelle sue forme attuali nel 62 a.C. e il nome del magistrato dal quale prese poi il suo nome è ancora oggi leggibile nelle grandi iscrizioni che si trovano ai lati del ponte. Si tratta di Lucius Fabricius e viene indicato come il curator viarum, cioè il curatore delle strade dell'antica Roma. Il ponte, che ancora oggi conserva integralmente la sua struttura antica, è lungo poco più di 60 metri ed è largo 5 metri e mezzo. È costituito da due grandi arcate, larghe ciascuna 24 metri e mezzo, che sono sostenute al centro del letto del fiume da un poderoso pilone in muratura. Su questo pilone si apre un arco più piccolo, che è largo circa 6 metri, e che serve per ridurre la pressione delle acque sulla struttura del ponte durante le piene del Tevere.
Sopra questo arco, che è inquadrato da due lesene, si trova inoltre un'altra iscrizione. E questa iscrizione prova la verifica della solidità del ponte effettuata dallo stesso Fabricio pochi anni dopo la sua costruzione. Il ponte originariamente aveva anche altre due piccole arcate che si trovavano all'estremità della struttura e che oggi però non sono più visibili perché inglobate da un lato dal muraglione del Lungotevere e dall'altro dalla struttura dell'isola Tiberina. Ponte Fabricio è costituito da blocchi di tufo e peperino, rivestiti poi da blocchi di travertino. Di questo rivestimento si possono ancora osservare le tracce sulle ghiere delle arcate del ponte e soprattutto sulla muratura del lato a monte della struttura. Ma nonostante la solidità di Ponte Fabricio, sappiamo che nel 22 a.C. fu rovinato da una piena del Tevere e quindi dovette subire dei lavori. Il ricordo di questi restauri è scolpito nelle pietre del ponte. Infatti sotto le iscrizioni che ricordano il nome di Fabricio compaiono in caratteri più piccoli i nomi di Marco Lollio e Quinto Lepido, cioè i due consoli del 21 a.C. che si occuparono del collaudo del ponte rinnovato. La muratura in mattoni che oggi caratterizza il ponte si deve a restauri eseguiti soprattutto tra il XV e il XVII secolo. In particolare è durante il pontificato di Papa Eugenio IV, alla metà del 400, che si deve la pavimentazione nuova del ponte, mentre il parapetto, come lo vediamo ancora oggi, cioè in laterizi e travertino, si deve a lavori eseguiti nel 1679 da Papa Innocenzo XI, come ricorda tra l'altro l'iscrizione posta sulla testata di Ponte Fabricio sull'isola Tiberina. Nel corso dei secoli il ponte cambiò anche nome. Ponte Fabricio, per l'appunto, fu poi chiamato Pons Tarpeius dal fatto che conduceva verso il Campidoglio dove c'è la famosa rupe Tarpea. Fu poi chiamato anche Ponte Quattro Capi, come vedremo, e anche Pons Iudeorum, cioè il ponte dei Giudei, dal passaggio quotidiano degli ebrei che lo attraversavano per andare da Trastevere verso il Campo Marzio e il Campidoglio. Dall'alto del ponte si gode inoltre di una splendida vista sull'isola Tiberina e sul corso del Tevere che scorre verso Ponterotto e verso l'Aventino. Ma come doveva presentarsi tutta la parte superiore della struttura nell'antichità? Molto probabilmente c'era una balaustra di bronzo che era sostenuta da pilastrini di marmo. Alcuni pilastrini si sono conservati fino ai nostri giorni. Si tratta infatti delle famose erme di Giano Quadrifronte che decorano la testata di Ponte Fabricio verso il Campo Marzio. La loro funzione di sostegno dell'antica balaustra del ponte romano è testimoniata dalla presenza sui loro fianchi di solchi e scanalature che dovevano sostenere le antiche transenne di bronzo. Secondo la tradizione romana è proprio la presenza di queste erme che avrebbe dato alla struttura il nome di Ponte Quattro Capi. Possiamo però confutare questa etimologia grazie ad alcuni documenti del Seicento che invece collegano l'origine di questo nome alle quattro testate dei ponti Fabricio e Cestio che vengono indicati come un unico grande ponte. Grazie ad alcuni documenti siamo in grado di ripercorrere anche la storia di queste erme su Ponte Fabricio. Sappiamo che quattro erme erano presenti fino al 500. Subito dopo verranno spostate, forse per dei lavori di restauro. Infatti non compaiono mai sul ponte nelle numerose raffigurazioni e nei disegni che abbiamo appunto della struttura. Nel 700 abbiamo testimoniata la presenza di tre erme, due davanti alla chiesetta di San Gregorio sulla riva sinistra del Tevere e una nella piazza dell'isola davanti alla chiesa di San Bartolomeo. Fu solo però nella prima metà dell'Ottocento che le due erme superstiti vennero inserite nella balaustra di Ponte Fabricio, dove ancora oggi le possiamo ammirare. A queste erme è inoltre legata una leggenda molto popolare a Roma. Si tramanda infatti che al tempo di Papa Sisto V, alla fine del Cinquecento, lavorassero ai restauri del ponte, incaricati dallo stesso pontefice, quattro architetti. Sembra però che, pur essendo bravissimi nel loro lavoro, avessero un grande difetto. Litigavano cioè in continuazione tra di loro, dando scandalo in tutta la città.
Proprio per questo comportamento, alla fine dei lavori, l'irascibile e risoluto Sisto V li avrebbe dunque fatti decapitare proprio presso il ponte, perpetuandone però il ricordo attraverso i loro ritratti posti sulle erme di Ponte Fabricio. Ponte Cestio collega Trastevere e la riva destra del fiume con l'isola Tiberina. Il nome di Cestio gli venne dato da un magistrato romano che ne curò la realizzazione, probabilmente uno dei membri della famiglia dei Cesti, che ricoprì la carica di pretore nel 44 e nel 43 avanti Cristo. Il ponte subì dei restauri durante il 152 d.C. e fu poi totalmente ricostruito nel 370 d.C. per volere degli imperatori Graziano, Valentiniano e Valente, come ricorda l'unica grande iscrizione superstite delle due originarie poste al centro dei parapetti del ponte. Altre due iscrizioni inoltre si possono ancora leggere in parte scolpite sui lati esterni del ponte e che testimoniano come l'opera fosse dedicata al trionfatore Graziano ed è per questo motivo che il ponte cambiò nome diventando il Pons Graziani, cioè il ponte di Graziano. Del ponte originario rimane però ben poco perché nel 1888 fu completamente smontato durante i grandi lavori di arginatura del Tevere. I blocchi di travertino del quale era composto vennero numerati per poi essere riutilizzati nella ricostruzione. Ma proprio durante questi lavori si vide che molti di questi blocchi furono presi dai costruttori del ponte del 370 d.C. da uno dei monumenti più noti di Roma. Si tratta del Teatro di Marcello, che a quanto pare in quell'epoca era possibile depredare per creare nuove strutture. L'originario ponte Cestio aveva una lunghezza di circa 48 metri, ed era caratterizzato da una grande arcata centrale, larga poco più di 23 metri, e da due piccole arcate laterali. Quando il ponte fu ricostruito, dopo la costruzione dei muraglioni del Tevere nel 1892, fu possibile utilizzare solo una parte dei materiali originali, che fu usata per ricostruire solo la parte centrale del ponte. Infatti la struttura venne allungata, arrivando a circa 80 metri di lunghezza, per coprire il nuovo e più ampio letto del fiume su questo lato e al posto delle piccole arcate laterali vennero create due grandi arcate che cambiarono totalmente l'aspetto del ponte. Furono però rese visibili sui lati della struttura le tracce delle arcatelle originarie. Nel corso dei secoli il ponte cambiò ulteriormente nome. Da Ponte Cestio divenne Ponte Graziano e poi dal Medioevo anche Ponte di San Bartolomeo. A partire dal Settecento fu anche ponte ferrato, molto probabilmente dalla presenza delle catene di ferro che servivano ad ancorare al ponte i mulini che in gran numero si trovavano presso questo tratto del Tevere. È probabile inoltre che il nome di Licaonia, dato all'isola Tiberina per un certo periodo, si debba ad un rilievo scultoreo che doveva trovarsi proprio su questo ponte e che avrebbe raffigurato la personificazione della provincia della Licaonia, creata in Asia Minore nel 373 d.C. Il ponte fu ovviamente restaurato nel corso dei secoli. Abbiamo notizia di lavori effettuati ad opera di Benedetto Carusomo, senatore sommo di Roma nel 1193, come ricorda l'iscrizione posta vicino a quella antica sulla balaustra del ponte. Altri lavori lo interessarono insieme a Ponte Fabricio durante i pontificati di Eugenio IV alla metà del 400 e di Papa Innocenzo XI nel 1679. Nel 1849, durante la Repubblica Romana, una delle due grandi iscrizioni sulla balaustra venne gettata nel fiume da un gruppo di garibaldini nel tentativo, rimasto senza successo, di abbattere il ponte per difendersi dall'esercito francese che tentava di entrare in città. Seguì a fine Ottocento la demolizione del ponte antico e la sua ricostruzione nella forma attuale. Una curiosità: finiti i lavori di arginatura del Tevere, in poco tempo il ramo sinistro del fiume si seccò, perché tutta l'acqua scorreva nel più spazioso ramo destro, proprio sotto Ponte Cestio. Per evitare dunque questa situazione, si corse ai ripari con alcuni lavori, che obbligarono il corso del Tevere a scorrere nuovamente tutto intorno all'isola Tiberina.
È per questo motivo che oggi la punta settentrionale dell'isola è agganciata a monte, attraverso un grande marciapiede, alla struttura di Ponte Garibaldi. Ed è sempre per questo motivo che le acque del Tevere, se ben guardate, non scorrono sotto le tre arcate del nuovo Ponte Cestio, ma solamente sotto l'arcata centrale. Fu creato cioè una specie di imbuto per limitare l'afflusso di acqua sotto Ponte Cestio e permettere al fiume di scorrere ancora sotto Ponte Fabricio. L'isola Tiberina misura 270 metri per circa 70 metri. Sulla sua superficie sono attestati culti e templi costruiti qui dai Romani nel corso dei secoli. Il più importante era indubbiamente il culto di Esculapio, il dio della medicina, che doveva occupare tutta la metà sudorientale dell'isola. Gli altri culti dovevano probabilmente invece avere la loro sede sull'altro lato dell'unica strada presente sull'isola Tiberina. Di questa strada fortunatamente conosciamo il nome, grazie ad alcune iscrizioni trovate proprio sull'isola. Si tratta del Vicus Censori ed era la strada che univa Ponte Fabricio con il Ponte Cestio. Rispetto alla strada attuale, il livello antico dell'isola Tiberina doveva trovarsi tra i 4 e i 6 metri di profondità. Su questo livello dovevano appunto trovarsi gli edifici sacri delle divinità dell'isola Tiberina. I culti più importanti erano quelli di Veiove e di Fauno, i cui templi sono attestati proprio sull'isola Tiberina dagli autori antichi. Del tempio di Fauno conosciamo la posizione grazie ad un passo dei Fasti di Ovidio. Ricordando infatti la data della festa del Dio al 13 di febbraio, il poeta ricorda anche il posizionamento del tempio, cioè nella parte nord-occidentale dell'isola, lì dove l'isola rompe in duplice corso il fiume Tevere, come ricorda poeticamente. Si tratta cioè della zona dove oggi c'è il pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli. Accanto a Fauno doveva esserci anche il tempio di Veiove, un Giove giovane. Sappiamo che questa divinità era venerata ogni anno sull'isola Tiberina il 1° di gennaio, insieme al dio Esculapio. Gli unici resti riconducibili ad un edificio templare sono stati trovati sull'isola Tiberina sotto e presso la chiesa di San Giovanni Calibita. Si tratta di un'iscrizione pavimentale che menziona il nome di Jupiter Iurarius, cioè il Giove dei giuramenti. È quindi probabile che il Giove dei giuramenti sia da identificare o quantomeno assimilare a Veiove. Sull'isola Tiberina dovevano esserci anche alcune statue. La più importante o la più celebre doveva essere quella di Giulio Cesare, che sappiamo si rese protagonista di un prodigio che predisse l'avvento al potere di Vespasiano. Inoltre è attestata anche la presenza di una statua dell'imperatore Marco Aurelio. Alcune testimonianze archeologiche degli antichi culti dell'isola Tiberina si possono inoltre oggi vedere nel vialetto di accesso del pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli, dove sono conservati appunto alcuni frammenti architettonici e alcune iscrizioni degli antichi culti dell'isola Tiberina. Ma il culto più importante ospitato sull'isola Tiberina, come abbiamo già ricordato, era quello di Esculapio, il cui santuario si trovava proprio qui, sul luogo dell'attuale chiesa di San Bartolomeo, e la cui presenza condizionò la funzione stessa dell'isola, trasformandola in pratica nell'ospedale dell'antica Roma. Proprio per la sua posizione al centro del Tevere, subito fuori dalla città, l'isola si prestava ad essere utilizzata dai Romani come luogo di cura dei malati,
che in questo modo venivano isolati dal resto della popolazione in una sorta di antica quarantena. Queste caratteristiche, unite alla presenza di una sorgente di acqua salutare, determinarono così la decisione di far costruire proprio qui il Tempio di Esculapio. La fondazione di questo santuario, come abbiamo già visto, verrà poi nobilitata nella tradizione romana attraverso la leggenda del serpente sacro del Dio portato a Roma da Epidauro. Così il tempio fu costruito tra il 291 e il 289 a.C. e i calendari romani ricordano inoltre la sua dedica ogni anno il primo di gennaio. Qui, insieme ad Esculapio, doveva inoltre essere venerata Coronide, la ninfa sua madre che lo ebbe dopo un incontro con il dio Apollo. Il complesso era inoltre caratterizzato da portici, disposti ai lati di una grande piazza che si apriva proprio davanti al tempio. Questi portici, disposti ai lati dell'attuale piazza di San Bartolomeo, servivano nell'antichità per ospitare i malati. L'aspetto del tempio è noto solamente attraverso alcune immagini raffigurate sulle monete antiche che lo ritraggono come tetrastilo, cioè con quattro colonne sulla fronte. Altre notizie invece possono ricavarsi leggendo i brani di Livio o di Varrone che ricordano dei dipinti all'interno del tempio. In particolare è Varrone a ricordare delle immagini di Equites Ferentari, cioè dei cavalieri armati alla leggera, che però vennero distrutti durante un restauro avvenuto probabilmente alla metà del primo secolo a.C. All'interno della cella del tempio sappiamo doveva trovarsi il Signum Esculapi, cioè la statua di culto di Esculapio, che è nota attraverso immagini delle monete e soprattutto attraverso i ritrovamenti di numerose statue nel corso dei secoli. Anzi, proprio una di queste statue, oggi conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, secondo alcune ipotesi, potrebbe provenire proprio da questo santuario. Altre statue all'interno del complesso dovevano inoltre rappresentare alcuni dei medici famosi dell'antica Roma, come sembrerebbe testimoniare la presenza della statua di Antonio Musa, il medico di Augusto, onorato in questo modo per aver salvato l'imperatore da una misteriosa malattia. La distruzione del tempio è ricordata invece negli Acta di Sant'Emidio, il vescovo di Ascoli Piceno. Era questi un guaritore che addirittura la tradizione voleva fosse la reincarnazione stessa del dio Esculapio. Sappiamo che una volta giunto a Roma fu portato proprio davanti al tempio del dio e qui, dopo aver guarito numerosi malati e preso da fervore religioso, iniziò a distruggere l'altare del tempio, gettando nel Tevere addirittura la statua di Esculapio. Fu in questo modo che nel IV secolo d.C. ebbe inizio la fine del santuario del dio della medicina sull'isola Tiberina. La chiesa di San Bartolomeo all'isola Tiberina venne costruita sul luogo dell'antico tempio di Esculapio, dove si trovava l'ospedale dell'antica Roma. La sua storia è molto antica, il primo impianto basilicale risale infatti al 998 e per volere dell'imperatore tedesco Ottone III, che decise di costruire appunto la prima chiesa su questo lato dell'isola Tiberina, perché, come ci dicono alcuni documenti dell'epoca, era visibile dall'alto dell'Aventino, dove si trovava il suo palazzo imperiale. La chiesa non venne subito dedicata a San Bartolomeo, ma il primo santo titolare fu Sant'Adalberto da Praga, che l'imperatore Ottone III conobbe proprio qui a Roma e che divenne il suo confessore spirituale. Subito dopo decise di portare all'interno della chiesa altre reliquie dei santi e in particolare proprio il corpo di San Bartolomeo, che all'epoca era custodito dalla città di Benevento, ma i beneventani ovviamente non erano così ben disposti a privarsi del loro santo apostolo e mandarono un altro corpo, quello di San Paolino da Nola.
L'imperatore, una volta scoperto l'inganno, decise quindi di prendersi con la forza il corpo di San Bartolomeo e da quel momento la chiesa venne dedicata a questi tre martiri, per l'appunto Sant'Adalberto, San Paolino e San Bartolomeo. La chiesa di Ottone III non durerà molti secoli. Sappiamo infatti che già nel XII secolo furono necessari dei lavori di quasi completa ricostruzione di tutta quanta la struttura, soprattutto ad opera di Papa Pasquale II, che rifece sia l'interno che l'esterno della chiesa. All'interno creò tutta la zona del presbiterio, la rialzò e creò la cripta sotterranea, mentre all'esterno rifece il campanile romanico, quello che ancora oggi si vede svettare sopra la struttura. Le inondazioni del Tevere però continuarono nel corso dei secoli e sappiamo che arrecarono tantissimi danni alla chiesa, in particolare quella dell'anno 1557, che portò via per l'impeto della corrente tantissime strutture sia del convento francescano sia della chiesa stessa. Sono i papi Gregorio XIII e poi Urbano VIII che rifecero tutta quanta la chiesa come la vediamo noi oggi. L'aspetto attuale si deve proprio a questi lavori e vediamo come si presenta ai nostri occhi. L'interno della chiesa di San Bartolomeo all'Isola si presenta in modo molto ricco. Ci sono quadri, soffitti lignei, stucchi dorati, che sono il frutto di lavori di restauro e aggiunte che partono dal 1600 e arrivano fino ai giorni nostri. La chiesa si divide in tre navate nella parte interna, navate che sono separate tra di loro da alcune colonne antiche. Sono queste delle colonne romane che provengono con molta probabilità dall'antico tempio di Esculapio e dai portici del santuario. Una unione tra la struttura pagana e la struttura cristiana è stata trovata nel pozzo che si trova al centro della scalinata di accesso del presbiterio. Era questo un pozzo di acqua miracolosa che ancora oggi scende fino a 12 metri di profondità e che richiamò nel corso dei secoli tantissimi fedeli per sperare in una guarigione miracolosa. Nel Medioevo questo pozzo venne rifatto e infatti lo vediamo scolpito e decorato molto probabilmente dal vassalletto intorno al 1100 e su di esso si trovano le immagini di Gesù, del Salvatore, di Ottone III, l'imperatore che fece la prima chiesa di San Bartolomeo e soprattutto dei due santi titolari, San Bartolomeo e San Paolino da Nola. In anni recenti le cappelle laterali della chiesa sono state dedicate al culto dei nuovi martiri e soprattutto a partire dal 1993 ai francescani minori che per secoli officiarono questa chiesa subentrò la comunità di Sant'Egidio. La chiesa venne radicalmente trasformata a partire dal XVII secolo. Furono rifatte le navate, il presbiterio, il soffitto, il pavimento e anche la nuova facciata della chiesa. Il soffitto a cassettoni in legno dorato è del 1624. È decorato con immagini degli apostoli, con putti e con stemmi. I tre riquadri più grandi sopra la navata centrale rappresentano l'Assunta, San Bartolomeo che rifiuta gli idoli pagani e le stimmate di San Francesco, tutte opere ottocentesche del frate francescano Bonaventura Loffredo, che dipinse anche il soffitto del transetto con scene dell'ordine francescano. Nel moderno pavimento invece si trovano piccole tracce dell'antica pavimentazione cosmatesca, eseguita intorno al 1284. Nella navata destra si aprono le cappelle di Santa Francesca Romana, la cappella di San Carlo Borromeo, la cappella di San Francesco di Assisi,
Nella navata sinistra invece ci sono le cappelle di Sant'Antonio da Padova, la cappella della Madonna della Pace e infine la cappella di Gesù Crocifisso. Ai lati dell'altare maggiore si aprono invece le due grandi cappelle accessibili dal transetto. A destra si trova la Cappella Orsini di Pitigliano, nota anche come Cappella della Madonna. All'ingresso, accanto alle scale di accesso, si trovano due leoni marmorei romanici. Sul soffitto seicentesco si può invece ammirare lo stemma della famiglia Orsini. Le pareti sono affrescate con scene della vita di Maria, eseguite agli inizi del XVII secolo da Giovanni Battista Mercati. Sull'altare si conserva invece un dipinto molto antico, raffigurante la Madonna con bambino insieme a quattro figure, che si data intorno al 1200 e che venne scoperto solo agli inizi del Novecento durante alcuni restauri. Sotto l'altare si trova invece un paliotto in marmo e le reliquie di Santa Teodora, una martire che nel IV secolo d.C. gettò nel Tevere alcuni idoli pagani. Nella parete sinistra della cappella si conserva inoltre una palla di cannone lanciata nel 1849, durante la Repubblica Romana, dalle truppe francesi. Miracolosamente non esplose, salvando la vita di centinaia di fedeli che si trovavano all'interno della chiesa. A sinistra dell'altare maggiore si apre invece la cappella di San Paolino da Nola, nota anche come Cappella dei Molinari, perché nel 1626 passò alla Confraternita dei Molinari, cioè dei proprietari dei mulini sul Tevere. Questo ambiente originariamente era la sagrestia della chiesa e fu trasformato in cappella soltanto alla metà del Cinquecento. Sulle pareti si possono ancora oggi vedere gli stemmi della Confraternita. Ci sono dipinti con mulini ad acqua ed iscrizioni che ricordano i lavori qui eseguiti. Sulla parete di fondo si trova il dipinto raffigurante l'Assunzione di Maria con Sant'Adalberto, San Paolino, Sant'Esuberanzio e San Marcello, eseguito nel 1655 da un ignoto artista. In questa cappella infatti si conservavano originariamente le reliquie dei santi qui rappresentati. In un restauro del 1972, nella parte alta della parete, fu ritrovata una Annunciazione, databile alla metà del Cinquecento, anche questa di un autore ignoto. Al centro della volta invece è rappresentato San Paolino in gloria, dipinto nel 1704 come tutta la decorazione delle pareti. L'altare maggiore è un dono fatto alla Chiesa da Papa Pio IX nel 1852, che fece trasferire il precedente ciborio con colonne di porfido, realizzato da Martino Longhi il Vecchio, in Vaticano. Il sarcofago di porfido sotto la mensa presenta delle protomi leonine e al suo interno si trovano le reliquie di San Bartolomeo. Al centro dell'abside è il dipinto che rappresenta il martirio di San Bartolomeo, eseguito da Francesco Manno nel 1806. Ma questo è oggi quasi invisibile perché proprio davanti gli è stata posta l'icona dei nuovi martiri e dei testimoni della fede del XX secolo, dipinto di Renata Sciacchi della comunità di Sant'Egidio, legato alla presenza delle reliquie dei nuovi martiri esposte sugli altari delle cappelle laterali. Nel catino absidale invece si vede il Redentore con quattro santi, dipinto di Bonaventura Loffredo del 1865. Sulla parete del transetto destro è inoltre conservato, dietro una grata di ferro, il grande catino di bronzo dove sarebbero state messe le reliquie di San Bartolomeo durante il viaggio che le condusse verso Roma da Benevento. Nel salone sopra il portico della facciata della chiesa si conserva inoltre un prezioso frammento di mosaico di XII secolo che doveva decorare originariamente la facciata medievale della chiesa e che rappresenta Cristo benedicente con in mano un libro dove si legge «Ego sum via, veritas et vita» «Io sono la via, la verità e la vita» frase tratta dal Vangelo di Giovanni. La facciata attuale, con portico a tre arcate decorato da colonne e nicchie nella parte inferiore
e 5 finestre nella parte superiore, è attribuita invece all'opera di Orazio Torriani o di Martino Longhi il Vecchio. Usciti dalla chiesa, siamo in questo cortiletto sul fianco della navata della chiesa. Si sente il fiume che è proprio qui accanto e qui in particolare possiamo vedere dei frammenti di marmo, di travertino, e probabilmente appartenenti all'antico tempio di Esculapio. Ci sono anche delle iscrizioni più recenti che sono state messe qui per decorare questo piccolo ambiente. Però adesso andremo a vedere, proprio qui sotto, delle altre meraviglie che nasconde la chiesa nei suoi sotterranei. Andiamo! Siamo nei sotterranei di San Bartolomeo all'isola Tiberina e ci troviamo in un'area archeologica recente e anche abbastanza inedita. Qui infatti nel 2006 e 2007 scavi condotti dalla sovrintendenza e dall'Università La Sapienza hanno permesso di trovare delle strutture romane inedite. Si tratta infatti di due lunghi muri in blocchi di tufo pertinenti con molta probabilità all'antico tempio di Esculapio. Fino a questo momento, fino a questo scavo, infatti non avevamo la certezza di strutture pertinenti a questo antico santuario e grazie a questi scavi ora possiamo collocarle con certezza sul terreno e proprio sotto la Basilica di San Bartolomeo. Ma dallo scavo sono emersi altri dati molto importanti che ci consentono di capire la trasformazione della topografia dell'isola nel corso dei secoli. Ad un certo punto, infatti, questi due muri romani vennero uniti l'uno con l'altro da un'abside a creare una piccola basilica, una sorta di chiesetta ad unica navata che degli studi recenti hanno identificato con la chiesetta di San Salvatore de Insula, una chiesetta che viene praticamente menzionata una sola volta nel corso del X secolo e che dopo la creazione della chiesa di Ottone III non verrà più menzionata, molto probabilmente perché questo piccolo edificio ecclesiastico originario venne ampliato a creare la chiesa di San Bartolomeo. Siamo nel cuore della cripta, l'ambiente centrale, quello con l'abside, quindi l'ambiente più importante di questo sotterraneo splendido di San Bartolomeo all'isola Tiberina. Parlavamo prima della chiesetta San Salvatore de Insula, sappiamo appunto che fu precedente alla costruzione di Ottone III che nel 998 decise di ampliare questa piccola chiesetta e accanto all'abside decise di mettere due navate che saranno poi le navate laterali appunto della chiesa attuale e quindi di creare una chiesa monumentale. E dedicò questa prima chiesa, come sappiamo, al suo amico vescovo di Praga, Sant'Adalberto, portando appunto le sue spoglie, le sue reliquie all'interno della chiesa. E proprio in questo ambiente centrale c'è un unicum come struttura muraria. Sotto i nostri piedi, infatti, coperto da una lastra di vetro, c'è la cosiddetta vasca. Questa vasca, secondo altre ipotesi, sarebbe addirittura pertinente al tempio romano, al santuario di Esculapio, dove forse gli ammalati facevano il bagno per cercare la guarigione dei loro mali. È molto più probabile invece che questa vasca, costruita al tempo di Ottone III, servisse per ospitare le reliquie dei martiri, quindi il corpo di Sant'Adalberto e i martiri che successivamente vennero portati all'interno della struttura, come San Paolino da Nola, come ovviamente l'apostolo Bartolomeo, dal quale prende il nome la chiesa attuale, e poi altri martiri come Sant'Abbondanzio, Santa Teodora, eccetera, il che spiegherebbe le dimensioni di questa vasca per ospitare queste importanti reliquie religiose. In quest'abside, oltre alle strutture appena descritte, troviamo altri due particolari, in un certo senso la firma di Ottone III, l'imperatore che costruì appunto questa chiesa. Si tratta di queste colonnine che vedete qui a incorniciare in un certo senso l'abside
Sono colonnine ovviamente romane, quindi riprese da edifici romani, probabilmente dal tempio di Esculapio, che hanno però questo capitello molto particolare dove compare questo rilievo di un'aquila. Si tratta per l'appunto dell'aquila imperiale, che è il simbolo di Ottone III, l'imperatore che fece la chiesa. Oltre alle colonne con i capitelli, col motivo dell'aquila imperiale, sono state trovate in queste murature, che sono poi state messe per sostenere il peso della chiesa superiore, anche altre colonnine che si trovano proprio intorno a questa vasca, la cosiddetta vasca di cui abbiamo parlato prima, che doveva contenere queste reliquie. Incorniciavano in un certo senso il luogo più sacro, il luogo più importante della chiesa. Nel 1113, durante il pontificato di Papa Pasquale II, la chiesa venne quasi integralmente ricostruita, probabilmente perché l'antica struttura era stata danneggiata dalle inondazioni o dalle alluvioni del Tevere. Si decise però di mantenere questa parte della primitiva chiesa, trasformandola in cripta sotterranea. Per fare questo venne costruito un lungo muro che divise questa zona dal resto delle navate e vennero create poi delle ripartizioni ai lati dell'abside mettendo delle colonnine che sono sopravvissute nel corso dei secoli. Negli ambienti adiacenti sono state trovate inoltre delle sepolture, come quella settecentesca del cardinal Cozza, insieme addirittura ad altre epigrafi romane che si sono conservate in alcune murature della chiesa. Per accedere a questa cripta sotterranea venne fatto un ingresso e questo ingresso è stato ritrovato negli scavi che sono stati fatti qui nel 2007. È stato ritrovato alla fine della navata sinistra, grazie al recupero di alcuni stipiti di questa apertura che consentivano ai fedeli l'accesso alla cripta sotterranea. Eccoci, stiamo arrivando all'ultimo piano del campanile di San Bartolomeo all'isola Tiberina, costruito insieme al resto della nuova chiesa medievale intorno al 1113 da Papa Pasquale II, e da quassù la vista è mozzafiato, veramente spettacolare. Oltre ad avere una bellissima visuale sul Ponte Cestio, il Ponte Fabricio, il Tevere e tutta l'isola, lo sguardo spazia dal Vittoriano, da Piazza Venezia. Dietro le nostre spalle c'è il Palatino, si vedono le rovine, l'Aventino. E dalla parte opposta è il Gianicolo, insomma una veduta a 360 gradi dal cuore di Roma. Oltre ad ammirare questa vista spettacolare che ci circonda, possiamo notare alcuni dettagli decorativi. In particolare sono queste finestre, le cosiddette trifore, cioè composte da tre archetti, che sono caratterizzate dalla presenza di alcune colonnine di marmo. Ovviamente si tratta di colonnine di marmo antico che sono state riutilizzate da monumenti dell'antica Roma e rimesse appunto qui sul campanile nel Medioevo. A completare appunto queste trifore ci sono anche dei capitelli medievali rilavorati, in particolare alcuni con dei motivi vegetali che decorano queste finestre. Sull'esterno della torre ci sono inoltre dei dischi di marmi colorati insieme ad alcuni vasi di ceramica che sappiamo i frati francescani che officiavano la chiesa fino a qualche anno fa, portavano dai loro viaggi e mettevano sul campanile per decorare questo loro monumento prezioso. Siamo davanti alla chiesa di San Bartolomeo, al centro della piazza dell'isola Tiberina. Ci troviamo vicino al monumento conosciuto con il nome di Guglia e siamo nel luogo dove, secondo la tradizione, nell'antichità sorgeva l'obelisco romano. Questo obelisco fungeva da albero maestro della nave di pietra creata dai romani intorno alla metà del I secolo a.C. E sappiamo che molto probabilmente restò in piedi fino al 500, quando poi cadde rovinosamente. Al suo posto sappiamo che venne eretta una colonna, molto probabilmente presa dai resti o del tempio di Esculapio o dei suoi portici che si trovavano proprio qui ai limiti della piazza.
e questa colonna resistette fino al 1869, quando sappiamo che un carro, mentre stava facendo manovra sulla piazza, la urtò e la fece cadere rovinosamente. Subito dopo la caduta di questa colonna nel 1869 sappiamo che Pio IX, come ricorda l'iscrizione alle mie spalle, fece creare il monumento che vediamo attualmente, cioè la Guglia. E nella parte alta troviamo rappresentati i santi più importanti, diciamo, dell'isola Tiberina. C'è San Bartolomeo verso la chiesa per l'appunto, San Paolino da Nola verso il convento dei Francescani, San Giovanni di Dio verso il Fate Bene Fratelli e San Francesco, il santo titolare dei frati che amministravano per l'appunto la chiesa. Sulla piazza dell'isola Tiberina, proprio accanto alla chiesa di San Bartolomeo, c'è l'edificio oggi noto per ospitare gli ambulatori dell'ospedale israelitico. Ma la storia di questa struttura è molto più antica, risalirebbe addirittura al IV o V secolo d.C., cioè quando sui resti dei portici del santuario di Esculapio vennero costruite delle abitazioni. Il ritrovamento sull'isola Tiberina di alcune iscrizioni lascia ipotizzare qui la presenza di una domus di proprietà di Ragogno Celso, il prefetto dell'Annona del 385 d.C., ma è molto più probabile che queste strutture appartenessero invece alla potente famiglia degli Anici, che proprio nei dintorni dell'isola Tiberina aveva molte proprietà. La storia di tutto il complesso cambia però intorno all'anno 1000, quando su questo lato dell'isola Tiberina arriva la potente famiglia dei Pierleoni, che iniziarono a fortificare la struttura, soprattutto grazie alla costruzione della famosa torre della Pulzella. La torre fu costruita nella prima metà dell'XI secolo per controllare il passaggio sull'isola su Ponte Fabricio. Appartenuta alla famiglia dei Pierleoni, fu per un periodo anche sede papale. Qui infatti dal 1087 al 1089 vi trovarono rifugio Vittore III e Urbano II, durante i sanguinosi scontri per il potere tra le famiglie romane. Sempre in quegli anni qui soggiornò inoltre la famosa contessa Matilde di Canossa, che vi trovò protezione nella sua lotta contro l'imperatore tedesco Enrico IV. Successivamente la torre passò alla famiglia dei Caetani e infatti è solitamente conosciuta come Torre dei Caetani oppure come Torre della Pulzella. Questo nome le deriva infatti dal piccolo volto marmoreo femminile che ancora oggi si vede inserito nella muratura esterna della torre. Scendendo sulla riva del Tevere dell'isola Tiberina, proprio accanto all'arcata di Ponte Fabricio, si può ancora oggi osservare la base della torre, costituita da numerosissime scaglie di marmo. Si tratta ovviamente di frammenti di marmi antichi, che vennero qui riutilizzati nel Medioevo per dare solidità alla struttura, che nella parte alta è costituita invece esclusivamente da mattoni. Passeggiando lungo i fianchi dell'isola, infatti, si possono notare diversi particolari scultorei o addirittura parti di iscrizioni che furono sfruttate per ricostruire i nuovi edifici. La famiglia Caetani prese possesso della struttura a partire dal 1300 e iniziò subito delle opere di ampliamento e soprattutto di fortificazione. Incluse all'interno del complesso anche la chiesa di San Bartolomeo all'isola Tiberina. In quegli anni si parla addirittura di un Castellum Caetani, cioè di una vera e propria dimora fortificata di questa potente famiglia. Famiglia che resterà sull'isola Tiberina fino al 1557, l'anno nel quale una disastrosa piena del Tevere porterà via gran parte delle strutture sia del castello che della chiesa. Fu solo nel 1638, grazie ad alcuni lavori fatti ad opera del cardinal Francesco Barberini, che tutto verrà risistemato e rinnovato. L'antico castello viene trasformato in un convento e sarà quindi affidato ai francescani minori della chiesa di San Bartolomeo. Bisogna ricordare che anche su questo lato della piazza di San Bartolomeo c'era originariamente una ala del convento e che resisterà fino alla fine dell'Ottocento, quando sarà poi sacrificata per i lavori della nuova arginatura del Tevere. Alcune istituzioni molto importanti ebbero la loro sede all'interno della struttura. Nel 1710 qui ci fu la sede del Collegio Missionario Internazionale, dove i giovani missionari si formavano
per le opere di evangelizzazione intorno al mondo. Nel 1768, all'interno del cortile dell'Addolorata del convento, prese possesso la confraternita dei Sacconi Rossi, che ufficialmente viene chiamata dei Devoti di Gesù Cristo al Calvario, ma che viene riconosciuta con il nome di Sacconi Rossi dal tipo di abito e dal colore dell'abito che erano soliti indossare. Dopo la Repubblica Romana nel 1849 sappiamo che sia la chiesa di San Bartolomeo che il convento dei Francescani vennero saccheggiati dai soldati francesi che entrarono a Roma riportando Pio IX sul trono pontificio. E infine nel 1870 il Regno d'Italia prenderà il possesso di tutto quanto il complesso. Sappiamo che lo girerà poi al Comune di Roma, il quale a sua volta lo affitterà all'Opera Pia dell'Ospedale Israelitico. E l'istituzione, ancora oggi, all'interno dell'antica struttura, offre i suoi servizi sanitari a tutti i cittadini di Roma. La prima opera pia ebraica nacque nel 1600 per l'assistenza sanitaria alla popolazione israelitica romana rinchiusa all'interno del ghetto. Ebbe forma di assistenza prevalentemente a domicilio fino al 1884, anno nel quale il Comune di Roma decise di dare alla comunità ebraica la concessione del vecchio convento francescano sull'isola Tiberina. Nel 1911, con l'atto costitutivo, nascerà l'Opera Pia Ospedale Israelitico, che, continuando una tradizione delle sue origini, veniva finanziato con lasciti e donazioni delle famiglie ebraiche. E infatti nel corridoio degli attuali ambulatori medici dell'Israelitico si possono leggere sopra le porte dell'antico convento alcune iscrizioni che ricordano proprio alcune di queste famiglie e i nomi di questi benefattori. All'interno dell'ospedale c'è inoltre una piccola sinagoga creata in anni recenti per ricordare uno dei luoghi di rifugio degli ebrei durante l'occupazione nazista di Roma nella Seconda Guerra Mondiale. San Giovanni Calibita è l'altra chiesa che si trova sull'isola Tiberina. La sua storia ha origine da due chiese più piccole, Santa Maria a Flumine e San Giovanni Battista. Di queste due chiese se ne fece una sola nel XIV secolo, quando le monache benedettine, dette Santucce o Santuzze, decisero appunto di fare dei lavori. E la chiesa che nascerà sarà poi in seguito dedicata a San Giovanni Calibita. Questo Giovanni era un romano, figlio di un cavaliere, che aveva la sua residenza proprio qui sull'isola, presso Ponte Fabricio. Da molto giovane deciderà di lasciare la città e di farsi monaco acemeta, che è un termine che indica un monaco non dormiente. Dopo alcuni anni sappiamo che tornò a Roma e, senza farsi riconoscere, rimase a vivere proprio nei pressi della casa paterna. Fu solamente in punto di morte che si fece riconoscere dalla madre. Rimase a vivere in una capanna, in un tugurio, nei pressi della sua dimora di famiglia, e il termine per indicare questa capanna in greco è calibe, da cui prenderà poi l'epiteto di Calibita. Ma sappiamo che al posto della chiesa, originariamente, cioè in età romana, c'era un tempio pagano, e di questo tempio pagano sappiamo anche l'attribuzione, era infatti un tempio di Giove, e questo si sa grazie al ritrovamento effettuato proprio sotto la pavimentazione della chiesa di un'iscrizione che menziona Jupiter Jurarius, cioè il Giove dei giuramenti. Come altre strutture dell'isola Tiberina, anche la chiesa subì dei danni durante la rovinosa piena del Tevere del 1557. Ma durante questa piena avvenne un miracolo. C'era infatti un'immagine della Madonna presso Ponte Fabricio che venne raggiunta dal livello delle acque, ma la lampada che aveva davanti non smise mai di ardere. Una copia di questa immagine, che venne dipinta nel XIII secolo e che passerà poi alla storia con il nome di Madonna della Lampada, si può oggi osservare proprio accanto alla chiesa di San Giovanni Calibita presso il ponte, mentre l'originale venne spostato all'interno della chiesa. Le monache benedettine abbandonarono la struttura intorno al 1575, ma qualche anno dopo, nel 1582, tutto il complesso venne affidato all'ordine dei monaci ospedalieri di San Giovanni di Dio,
meglio noti con il nome di Fate Bene Fratelli, dalla frase che erano soliti pronunciare mentre mendicavano per le strade di Roma: fate bene fratelli, per amore di Dio. Tutto il complesso venne subito ristrutturato e ampliato, acquistando anche le case circostanti alla chiesa, e crearono così il primo nucleo dell'ospedale sull'isola Tiberina. L'ospedale dell'isola fu protagonista soprattutto durante la terribile pestilenza del 1656, quando tutta l'isola venne destinata al lazzaretto e venne chiamata per l'appunto con il nome di Lazzaretto Brutto. Furono addirittura messi dei cancelli sui ponti dell'isola per limitarne l'accesso. La struttura attuale dell'ospedale Fate Bene Fratelli è il frutto di restauri e ricostruzioni avvenute intorno al 1930 e ad opera soprattutto dell'architetto Cesare Bazzoni, che al posto degli antichi edifici costruisce la nuova struttura sanitaria. Oggi l'isola Tiberina ha ancora la sua vocazione ospedaliera e sono circa 2300 anni, cioè a partire dal santuario di Esculapio e poi grazie all'introduzione del culto dei santi guaritori, che l'isola Tiberina è il posto dove i romani vengono a curarsi, vengono a pregare e soprattutto ad avere una speranza di guarigione dei loro mali. Tramontato il sole e cessate le attività lavorative dell'antica città, avremmo visto che durante la notte sull'isola Tiberina continuava un certo tipo di movimento. Avremmo visto sui ponti il passaggio di malati che cercavano cura e ristoro all'interno del santuario di Esculapio e in particolare però avremmo ascoltato i loro lamenti provenire proprio da qui, dalla zona dell'attuale piazza di San Bartolomeo, dove erano i portici dell'antico santuario del Dio della Medicina e che dovevano essere in un certo senso le corsie ospedaliere dell'antica struttura sanitaria. Qui infatti si praticava l'antica arte della guarigione, nota come incubatio. In pratica si esortavano i malati a passare almeno una notte all'interno della struttura e ad aspettare un sogno. Il sogno doveva essere inviato da Esculapio, il dio della medicina, e la mattina seguente doveva essere raccontato dai pazienti ai sacerdoti del tempio, che aiutavano ad interpretare questo sogno e a cercarvi all'interno una cura. Ovviamente questi sacerdoti dovevano avere delle nozioni di medicina o almeno dovevano conoscere le proprietà curative delle piante che gli permettevano di preparare unguenti o medicine da poter somministrare come cura ai malati qui ospitati. La devozione popolare per Esculapio e il ricorso al suo intervento divino per la cura delle malattie è testimoniato dal ritrovamento nel letto del Tevere da centinaia di ex voto fittili. Si tratta cioè di oggetti di terracotta che rappresentano per lo più parti anatomiche che venivano offerte al Dio dopo la guarigione avvenuta. Oltre a questi ex voto sono stati trovate anche numerose iscrizioni. Su una di queste, che da alcuni è considerata però un falso, si legge la storia di Caio il Cieco. Era questo un malato che si trovava ricoverato qui nell'ospedale dell'antica Roma e che durante la notte passata qui ebbe il sogno rivelatore del Dio. La mattina seguente si alzò e seguendo le indicazioni di questo sogno andò a toccare la statua del Dio e subito dopo si toccò gli occhi, riacquistando così la vista. A questo tipo di medicina magico-sacrale dovevano ricorrere per lo più gli strati più bassi della popolazione romana, soprattutto schiavi e poveri che non potevano permettersi di pagare le salate parcelle dei medici privati, che rimanevano un'esclusiva di cavalieri, senatori e soprattutto imperatori. Tanta doveva essere l'affluenza in questo ospedale dell'antica Roma che ad un certo punto, come ci racconta Svetonio, l'imperatore Claudio dovette regolamentarne l'accesso
Era infatti diffusa la pratica da parte dei padroni di scaricare qui i propri schiavi malati, ai quali non si voleva pagare nessuna spesa medica. L'imperatore decise quindi di liberare tutti gli schiavi che proprio qui avessero ottenuto la guarigione miracolosa. C'è da ricordare soprattutto una cosa: proprio in questo luogo e soprattutto di notte, la pratica dell'incubatio fu il metodo medico con il quale tutti i romani hanno curato i propri mali. Siamo sotto Ponte Fabricio. Sappiamo che i ponti erano usati per passare, no, da una parte all'altra delle rive del Tevere, ma avevano purtroppo anche un altro utilizzo e molte volte lo hanno ancora ai nostri giorni. Il suicidio nell'antica Roma è sempre stato trasmesso dagli autori antichi come un esempio di virtù e di onore da parte dei suicidi. Sappiamo ad esempio di casi di personaggi famosi ed illustri, Lucrezia che venne violentata da Sesto Tarquinio. Altri esempi possono essere Catone e Uticense, Bruto e Cassio, che sconfitti nella battaglia di Filippi nel 42 a.C. dalle truppe di Ottaviano e Marco Antonio, si suicidarono per non essere catturati. E ancora lo stesso Marco Antonio insieme a Cleopatra sconfitti ad Azio. Ecco degli esempi di virtù, diciamo, per non cadere in mani nemiche e conservare in questo modo il proprio onore. Ma oltre a questi suicidi illustri tramandati dalle fonti, sappiamo che c'erano anche i suicidi della povera gente, possiamo definirli in un certo senso dei suicidi quotidiani, quelli che non sono passati alla storia per la celebrità delle persone che lo attuavano. Ecco, la gente normale, gli schiavi, i liberti o gli uomini liberi, di solito si suicidavano per problemi finanziari, per non dover più vivere una vita di stenti o di disperazione, soprattutto nel caso di schiavi per l'appunto. E quindi spesso ricorrevano all'impiccagione, era la forma più semplice da attuare e conosciamo, diciamo, questa regolarità di suicidi grazie anche alle commedie di Plauto, che spesso descrivono questo suicidio come molto frequente. Un'altra tipologia di suicidio era quello di buttarsi dall'alto di una rupe oppure gettarsi da un ponte nelle acque del fiume, in questo caso nel Tevere. E proprio qui dovevano avvenire, probabilmente nella notte, questo tipo di suicidi. Ho scritto del filosofo Stertinio e dei suoi insegnamenti dal giorno in cui mi diede conforto e mi ordinò di farmi crescere la barba da filosofo e di andarmene via da Ponte Fabricio, meno triste. Infatti, andati alla malora tutti i miei affari, mentre con il capo coperto stavo per gettarmi nel Tevere, egli apparve alla mia destra e mi disse: «Non farai questa cosa indegna di te. Delle false paure ti preoccupano. Temi di essere considerato un pazzo in mezzo ad altri pazzi». Ecco, con queste parole Orazio ci descrive il suo tentativo di suicidio. Sappiamo infatti, grazie a questa satira del poeta, che il Ponte Fabricio può in un certo senso definirsi il ponte dei suicidi, anche se ovviamente questa pratica doveva essere diffusa anche sulle altre strutture del Tevere. Sappiamo però, grazie alla sua testimonianza, che c'era un particolare che veniva effettuato poco prima del suicidio. Era quello cioè di velarsi il capo, cioè di coprirsi la testa con l'abito. E questa è una caratteristica che ritroviamo anche in alcune altre descrizioni, in particolare dallo storico Livio, che mentre descrive dei suicidi di massa avvenuti intorno al V secolo a.C., ci ricorda proprio che questi suicidi, poco prima di gettarsi nel fiume, si coprivano il capo. Era una sorta di rituale sacro che avveniva appunto poco prima del suicidio stesso. Abbiamo ripercorso in questa giornata la storia millenaria dell'Isola Tiberina. Abbiamo visitato luoghi e scoperto memorie affascinanti che ancora oggi conserva.
La storia dell'isola è un po' la storia di Roma, anzi abbiamo visto come in un certo senso ne favorì la nascita e poi lo sviluppo. Ne divenne poi l'ospedale, una funzione che ancora oggi continua a svolgere grazie alle strutture ospedaliere che sostiene. E proprio per queste oggi sull'isola si nasce, ci si cura, si guarisce e si muore. Qui sulla nostra isola ci si innamora, grazie anche alle passeggiate sulle rive del Tevere e grazie soprattutto alle splendide atmosfere che solo l'isola sa regalare. Qui inoltre si prega e ci si sposa all'interno delle chiese presenti sull'isola. Artisti, poeti e scrittori traggono inoltre ispirazione grazie alle strutture presenti sull'isola ed è il caso famoso di Gregorovius che proprio ammirando Ponte Fabricio e la Torre della Pulzella decise di scrivere la sua monumentale opera sulla Roma medievale. L'isola Tiberina rappresenta così quasi un microcosmo al centro del Tevere, un luogo unico e per scoprirlo basta attraversare i due ponti antichi che ancora oggi la collegano al resto della città. E proprio per questo forse il nome che sembra meglio caratterizzarla può considerarsi ancora quello antico, perché l'isola è un piccolo mondo racchiuso inter duos pontes, tra i due ponti.